All'interno di un ricco calendario di eventi per Monbaroccio, che in questa settimana, dal 15 al 21 luglio, è co-capitale della cultura con Pesaro, ci immergiamo nei sapori del borgo. Cena itinerante nata dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Proloco e Confcommercio. Enogastronomia e cultura si uniscono in un connubio perfetto. Tre ristoranti e un agriturismo si trasferiscono all'interno del borgo e propongono le quattro portate di un menù completo. Parallelamente, i musei, che resteranno aperti per l'intera settimana, potranno essere visitati gratuitamente tra una portata e l'altra. Sindaco, ci troviamo proprio all'interno di questa serata speciale dove tre ristoranti e un agriturismo stanno allietando i palati di tanti curiosi, turisti o abitanti del luogo. Questa sera ci sono i prodotti del territorio enogastronomici e ci sono i prodotti DOC. DOP. Esatto, abbiamo voluto concentrare l'evento che poi nasce dal nostro territorio. Prodotti di denominazione origine protetta sono quelli che ci contraddistinguono a livello regionale e anche nazionale. Abbiamo voluto fare anche di più ai nostri tre prodotti DOP della provincia di Pesaro Urbino, che sono il prosciutto di Carpegna, la cacciotta di Urbino e naturalmente il DOP Cartoceto, cui Monbaroccio fa parte della Reale insieme a Colli al Metauro e il comune di Fano, nonché Cartoceto stesso, da cui prende il nome. Abbiamo voluto fare un passo in avanti, collegare il nord e il sud delle Marche tramite denominazione origine protetta, cioè collegare i nostri tre DOP all'oliva ascolana. Oliva ascolana che è un altro prodotto d'eccellenza, un altro prodotto DOP, per far sì che intorno a queste eccellenze si unisca anche la regione, che comincia a parlare al singolare, l'unica regione che è declinata al plurale, che possa condividere il nord e il sud delle Marche, quelli che sono i valori e le eccellenze dei nostri territori, perché ritengo che se uniti anche intorno a queste eccellenze possiamo proporci in un contesto al di fuori di quello che è la nostra regione e forse anche al di fuori di quella che è la nostra nazione. Creando un brand unico dietro questi prodotti, dietro il lavoro che c'è dietro questi prodotti, dietro i nostri territori che producono questi prodotti, vuol dire non solo promuovere un prodotto, ma promuovere un territorio, promuovere una filiera, promuovere la nostra ristorazione, promuovere le nostre eccellenze territoriali non solo. E quindi questa sera abbiamo optato per questo percorso, l'abbiamo fatto grazie alla Confcommercio che ha tirato le fila per organizzare il tutto, grazie al dottor Varotti e a tutti i suoi collaboratori che sono stati al nostro fianco durante tutta questa settimana e non solo. Ricordo l'itinerario della bellezza piuttosto che tante altre situazioni con cui abbiamo condiviso con Confcommercio belle iniziative di alto profilo che insomma portano Monbaroccio ad alzare quell'asticella che questa settimana ci porta sì a guardare verso l'alto, ma che deve essere appunto un trampolino di lancio affinché il futuro possa prevedere Monbaroccio sempre quell'asticella sempre più alta per guardare nella cultura e nel futuro di questo territorio un valore aggiunto non solo per Monbaroccio ma per tutto il territorio di Pesaro Urbino. Tante sono le collaborazioni, quindi di conseguenza ci sono dei ringraziamenti da fare. Doverosi, innanzitutto ringrazio i volontari a partire dalla Proloco e di tutte le associazioni del territorio, tutta la filiera che si è legata intorno a questo contesto per quello che è l'associazionismo, tutto quello che è il volontariato che ci ha permesso di realizzare tutto ciò, perché tutto quello che abbiamo fatto grazie ai nostri volontari, la Protezione Civile, la Proloco appunto, tutte le associazioni territoriali. Mi permetto di ringraziare naturalmente anche l'Istituto Cecchi, perché nell'alternanza scuola-lavoro ha scelto Monbaroccio per far sì che i ragazzi che lavorano nella nostra terra, che conoscono il nostro territorio e che lo vogliono valorizzare, potessero far parte di questo contesto, permettendo appunto di far vivere a questi ragazzi quello che stavamo vivendo in questa settimana, farli conoscere i nostri musei, farli conoscere la nostra realtà contadina, farli conoscere le nostre storie e le nostre tradizioni. Quindi un grandissimo ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato, dagli uffici comunali, alla Confcommercio, alla Confesercenti e naturalmente ringrazio Vimini, il vice sindaco del comune di Pesaro, che si è prodigato nel corso del tempo affinché tutto quello che possiamo fare oggi si potesse realizzare con il percorso 50x50. Monbaroccio nell'itinerario della bellezza, questa sera con i sapori del borgo, un evento importante di grande richiamo per il nostro territorio. Sì, abbiamo ritenuto, d'accordo con il sindaco Petrucci, in occasione della settimana della cultura, questa settimana della cultura per Monbaroccio, di ripristinare una nostra vecchia iniziativa, i sapori del borgo, coinvolgendo tutti i ristoratori
della località, ognuno dei quali presenta un piatto abbinato a un vino del territorio. Poi dopo c'è anche musica, insomma, è un modo molto bello ed originale, se vogliamo, per far vivere i nostri borghi. E tant'è che il successo è stato notevole, tante le persone che si sono prenotate per questa cena itinerante all'interno del borgo. Bombaroccio è un borgo straordinario, merita un'attenzione particolare. Noi con l'itinerario della bellezza stiamo realizzando molte iniziative di promozione, ma annuncio che entro l'anno uscirà una nuova edizione dell'itinerario del silenzio e della fede, che avrà in copertina proprio l'eremo del Beato Sante di Bombaroccio, che nella precedente edizione della guida non era presente. Ma poi realizzeremo ancora altre iniziative alla conclusione di questa settimana della cultura, d'accordo con il dottor Mazzoni, direttore di Food Brand Marche. Realizzeremo un aperitivo per tutti i frequentatori della località, del borgo, con i prodotti tipici, le DOP della nostra regione e le DOC del nostro territorio, assistiti ovviamente da sommelier e come sempre anche dalla Proloco di Bombaroccio. Ci troviamo all'ingresso del monte presso il Palazzo Medievale ed entriamo per visitare la mostra scientifica, il museo scientifico di Guido Baldo del Monte. Cristian, chi era Guido Baldo del Monte? Allora, Guido Baldo del Monte era il secondo duca di Bombaroccio, figlio di Ranieri I del Monte, che è stato il primo duca di Bombaroccio, che nel 1543 ha ottenuto in feudo il Ducato di Bombaroccio, che l'ha separato dal Ducato che il Duca d'Urbino ha separato dal Ducato di Pesaro, che ha, diciamo così, finito una guerra fiscale che durava da circa 40 anni. Guido Baldo del Monte nasce nel 1543 a Pesaro e morirà infine nel 1607 sempre a Pesaro. Guido Baldo del Monte era anche un grande amico di Galileo Galilei, cui grazie all'aiuto anche del fratello Francesco Maria del Monte riuscirà ad ottenere la sua cattedra all'Università di Pisa. Guido Dal Monte, oltre ad essere anche un uomo di politica, era anche un gran uomo di cultura, è un gran matematico e infatti insieme a Galileo Galilei scrive diversi trattati ed era anche un grande uomo e precursore dei tempi moderni. Sistemi di carrucola e sistemi di leve equivalenti. Che cosa sono, Cristian? Allora, qui abbiamo uno degli oggetti, una ricostruzione degli oggetti che probabilmente ha utilizzato Guido Baldo del Monte per i suoi studi. Allora, qui abbiamo un esempio di carrucola, cioè la carrucola sono questi dischi, in cui si fa passare un filo. Qui abbiamo un esempio di questo peso, che sicuramente è tre volte più grande di questo, ma questo peso, che è tre volte inferiore a questo, riesce a mantenere equilibrio tutto il sistema. Perché? Perché le carrucole, ogni passaggio che si fa, dimezzano il loro peso. Quindi ogni passaggio, il tre volte questo peso che è tre volte questo, risulteranno dello stesso peso. Gabriella Uguccioni, titolare del ristorante La Coppa, cosa ci preparate questa sera? Allora, questa sera un antipasto, io sono addetta agli antipasti, quindi prima portata, ed è un antipasto prettamente del territorio. Infatti ho scelto tutti i prodotti tipici del nostro territorio, ho chiamato il mio piatto Bombaroccio incontra Cartoceto, in quanto faremo un girello di marchigiana marinato al sale e con dell'agresto e della rucola, l'agresto della buona usanza, e servito con del caprino di Vittorio Beltrami e del miele Mille Fiori di Federico Oliva, quindi di Bombaroccio, e accompagnato con dei mirtilli di un'azienda bio, di fattore bio qui di Bombaroccio. Quindi un piatto tipicamente territoriale e accompagnato col pane che io faccio tutti i giorni col lievito madre. Questo è quanto. Che cosa abbiamo alle nostre spalle? Alle nostre spalle abbiamo un altare che dovrebbe stare a significare la conclusione dei lavori del convento. La chiesa fu fatta nel tardo medioevo da un mercante locale, un certo Ser Francesco Rattoli, si commerciava tanto con Venezia. Non a caso fronte abbiamo
il timpano di San Marco in Pietralistria sembra che fu regalato da un cliente. Più facile la cronaca di Sottobanco che un debitore abbia pareggiato i suoi conti. Simpatica la battuta, ciò non toglie il fatto che fu dedicata a San Marco e lo scapolone del Ser Francesco Rattoli regalò chiesa, danari, terreni ai frati Girolomini. Congregazione estremamente importante, talmente importante che nel 1933 fu fatta chiudere come altro sotto il ventennio fascista. 1424 fuori c'è una targa commemorativa dei Malatesta. I Girolomini ci fecero diversi lavori, nel portone leggiamo 1776 nell'ingresso, probabilmente li fecero alla porta. 1718 per quello che riguarda il coro, per arrivare al 1790 l'altare che colpisce non solo la presenza del martire, una delle prime operazioni di marketing conosciute perché fu preso dalle catacombe romane, tra l'altro rivestito con i lavori sopraffini delle ricamatrici che tennero scoperto braccio, avambraccio e gamba per far vedere la veridicità del corpo. È stupendo l'altare anche perché sopra è rimasto, a conferma della consacrazione della chiesa, la pietra sacra, pietra perimetrale con al suo centro un'altra pietra che è mischiata con le ossa del martire, a dimostrazione del sacrificio di Gesù. Per quello che erano i tempi dell'ora, siamo nel tardo Medioevo, Rinascimento poi, la chiesa era la chiesa, il potere qui era il loro, tutti chiaramente andarono dietro quella pietra, nel senso che abbiamo poi reliquari, gli ex voto e quant'altro. Marco Spinaci, vice sindaco di Monbaroccio. Siamo all'interno del Museo dell'Arte Contadina. Museo della Civiltà Contadina, sì. È un museo che è stato ricavato in quelle che erano le grotte del convento dei frati Girolomini, e che erano fino a circa 25 anni fa più o meno piene di macerie, piene di non erano utilizzate, quindi nel tempo avevano raccolto un po' di roba che non era più usata e venivano proprio utilizzate in questo senso come magazzino e un gruppo di volontari si è messo giù di buona lena, ha liberato le grotte da tutto quello che c'era e poi grazie alla donazione da parte di soprattutto contadini della zona che magari non esercitavano più quel lavoro perché ormai è un lavoro che è andato perso, però hanno raccolto circa 700 pezzi che sono qui esposti nelle grotte e grazie appunto alcuni li hanno proprio donati, altri ce li hanno dati in comodato d'uso, però insomma grazie a queste persone riusciamo a mantenere viva quella che è la tradizione contadina e la memoria insomma di questo passato importante per Monbaroccio. Mirko Ciaffoni, vicepresidente della Proloco. Ci troviamo all'interno della chiesa San Marco e abbiamo alle nostre spalle un grande personaggio. Di chi parliamo? Ciro Pavisa, che è un pittore dei primi del Novecento. Abbiamo allestito insieme all'associazione Amici di Ciro Pavisa e dall'amministrazione comunale una mostra permanente dove gli eredi, diciamo, per la maggior parte, ci hanno dato in comodato d'uso gratuito le sue opere di un discreto valore, un personaggio importante per il nostro territorio e non solo, ma anche proprio per tutta la provincia, perché ha dipinto diverse chiese nel Pesarese e nella Bassa Marche. Non appena diciottenne ha dipinto completamente, ha fatto tutti gli affreschi della chiesa di Villa Grande, qui di Monbaroccio, diversi affreschi sono al Beato Santo, al convento, quindi un personaggio riconosciuto. Ecco. Questo è il chiostro comunale proprio nel centro storico. Sì, praticamente questo è il chiostro di un ex convento di frati Girolomini, che è un ordine che è stato soppresso ai primi del Novecento, che erano proprio qui nel borgo, tutto di proprietà comunale, dove la Proloco negli anni 90, fine 80, grazie all'intuito di un presidente che è stato molto importante per questo paese, il presidente maestro Biagini Pietro, che era un maestro di scuola elementare qui del borgo, che tutti poi hanno conosciuto logicamente,
e ha iniziato con il Museo d'Arte Sacra, con il recupero di diverse opere di questo convento, ma anche delle chiese parrocchiali. Quindi siamo passati da due stanze a tre stanze ad averne sette. Poi siamo passati qui nel chiostro, dove è stata allestita questa mostra fotografica molto bella, con 130 fotografie, tutte di, diciamo, personaggi locali, famiglie locali che ce le hanno donate, poi dopo sono state riprodotte grazie a Graziano Giangolini, un fotografo locale. Agriturismo Mimulus è lo chef che ci racconterà che cosa ha preparato di buono per questa sera. Questa sera abbiamo preparato dei vincis grassi, che sono un piatto tipico marchigiano, che assomigliano molto alle lasagne, ma in realtà erano fatte con, all'origine erano fatte con delle frattaglie, con un ragù di frattaglie. Poi si è modificata col tempo la ricetta per renderla più, diciamo, appetibile a tutti, anche i bambini che quella volta non erano proprio contenti delle frattaglie all'interno del ragù. È un piatto povero che assomiglia appunto alle lasagne e ha una besciamella arricchita con al suo interno del formaggio grattugiato. Il ragù è prevalentemente di bovino, ma all'interno anche del suino, appunto salsicce delle aziende agricole locali. E appunto questo formaggio del parmigiano, del pecorino del territorio spalmato sopra, che fa la classica crosticina croccante. Ristorante Fattoria Mondrigo, dulcis in fundo si usa dire. Sì, ci siamo impegnati in questa prova, e quindi una ricerca di dolci di una volta dei nostri contadini, perché comunque nelle Marche, nella nostra zona, i dolci erano dolci che portavano via per molti giorni, quindi o i contadini nei campi oppure i pescatori in mare. Quindi sono dolci da credenza, come si dice, nel senso che si mantengono per molti giorni, e noi abbiamo fatto una ricerca dei prodotti, di come li facevano e degli ingredienti che usavano. E siamo con il piccolo mondo per una portata di secondo piatto. Cosa abbiamo nel piatto? La classica pasticciata alla pesarese con un contorno di bietole saltate in padella con aglio e olio. Praticamente questo è un piatto classico della tradizione nostra, delle campagne. Quando si trebbiava il grano era un giorno di festa, e questo era uno dei piatti che si preparava per quelle occasioni. Noi portiamo avanti ancora la tradizione, la cucina, siamo aperti dall'86 come piccolo mondo, e quindi fa parte di questa nostra tradizione e portiamo avanti ancora questo piatto. Siamo al Museo Laboratorio del Ricamo con queste due belle signore che adesso ci raccontano che cosa fanno e che cosa potremo osservare. Allora, la nostra associazione si chiama I Lavori della Nonna. Portiamo avanti questa tradizione del ricamo, che qui da Monbaroccio parte dal 1400. Diciamo, molti corredi sono stati fatti dalle nostre nonne e bisnonne, e noi facciamo il vero filè su rete, il filè uncinetto, il chiacchierino, il macramè, il tulle, gli sfilati, il ricamo in generale, ecco, tutte queste diverse tecniche, diciamo, ecco. Con queste splendide immagini del comune di Monbaroccio siamo giunti alla fine del nostro viaggio. Abbiamo assaporato prodotti enogastronomici di alta qualità, osservato cultura, apprezzato la cultura del territorio e osservate, viste, vissute le tradizioni di questo luogo fantastico. Monbaroccio non è solo un luogo da visitare, ma un posto dove perdersi nella bellezza del tutto. E da Monbaroccio, da Rossini TV e da Francesca, arrivederci. Venite a visitare Monbaroccio.